No, a me piace parlare al sacro del rispetto dell'assemblea. Io ho ascoltato l'onorevole Alfano, anche se sono arrivata più di tanto, però già sapevo di che cosa si parlava, no? E a volte si deve essere anche coerenti con le cose che si dicono, così come un amico nostro poco fa che ha parlato, dice il senatore Lumia, ma ha detto anche le mie fesserie. Io ritengo che a volte i politici ci avventuriamo a dire delle cose che personalmente non si vivono, magari una rischia per dare bene di fare delle gaffe. Io ritengo questo, onorevole Alfano, perché a volte noi che siamo in prima linea, io come assessore del comune di Vittoria, e sono felice di accontentare i produttori agricoli, l'altra agricoltura, hanno manifestato, noi come amministrazione siamo stati accanto, c'era anche Gianni Fabris per lo sciopero della fame, siamo andati in commissione al Senato, alla commissione agricoltura, prima delle elezioni nazionali, è una presa per i fondelli, in cui ci siamo spostati con gente che ha fatto lo sciopero della fame, prima loro, poi altri che manifestano, altri per quanto riguarda le quote latte, ognuno, ma c'è il malessere, la sofferenza nell'agricoltura e nelle famiglie. Ebbene, abbiamo fatto le delibere, tutti i comuni della Sicilia, della Puglia, della Calabria, i senatori di presente, che non mi ricordo, era la senatrice, una lavoratrice, diciamo, per quanto riguarda per l'Italia, per mantenere quello che è l'agricoltura, ma quell'impegno che aveva preso il senatore Scarpa Bonazza, credo che si chiami così, non abbiamo saputo risposta. Ebbene, nei giornali, onorevole Alfano, leggo oggi anche i lavoratori dell'Electrolux che sono licenziati o riduzione del costo dimezzato perché in Romania costa di meno, i sindacati sono mobilizzati, l'incontro con i ministri. Ebbene, credo, onorevole, che tu sei siciliana come me e tu lo sai che la nostra Sicilia, perché oggi ci sono maggiormente siciliani, tu sai che la Puglia, la Basilicata, noi siamo il sud di quell'Europa che loro dicono, no? Ormai siamo più dalla parte araba. Perché nessuno si cura che l'azienda agricola dà posti di lavoro. Io parlo per il mio territorio, perché non è che sono tuttologa, ho la bilocazione di sapere quante aziende agricole ci sono negli altri territori, perché a volte si parla di camere di commercio, numeri, tutto falso. Perché gli aiuti che si hanno avuti in agricoltura sono stati un danno ai nostri produttori, i giovani imprenditori. Brava. Beh. Si prendono 20.000 euro, si iscrivono e poi non possono accogliere meno. E le aziende serie muoiono. E c'è chi si arricchisce, si apre la partita IVA. Io ti parlo, ora ti parlo non da politico, ma da un commercialista che ho studiato, ho studiato per avere una professione. Esce una legge, tutti arrancano a quella legge e poco fa si parlava Ardea. Noi abbiamo la SEA, che di nuovo l'hanno risuscitata. Ogni regione c'ha, c'è la GEA, c'è la SEA, la TEA, c'è tutte queste cose. Quindi io i numeri della Camera di Commercio non ci credo più. Perché si scrivono, si cancellano, si scrivono, devono prendere contro
degli amici degli amici, una Giulia, non una Giulia, c'è una figlia che c'è 20 anni, ci deve arrivare, gli soldi, quelle non sono aziende serie. Quelli sono così, gli arraffoni dell'agricoltura. L'agricoltura è un'altra cosa, è un pregio del nostro territorio, la dobbiamo difendere. Ecco, è compensazione. A me fa piacere, onorevole, che tu non hai votato l'accordo euro-marocchino. Ma voglio dire, chi ha difeso l'Italia degli europarlamentari italiani eletti con il voto di preferenza, che ora mi dicono dobbiamo un porcello e non c'è il voto di preferenza. Io ho il colore politico, io sono del PD e mi vergogno in questo momento del PD e mi vergogno del PDL, che anche tu hai l'espressione politica. E scusami Sonia, scusami, io mi sei... No, forse sì, Sonia, forse non molto, però voglio dire questo. Quando noi Io sono stata eletta da indipendente Scusami, Sonia, però per farti capire che io mi vergogno, perché in questo momento non c'è colore politico, io del PD, quello Italia dei Valori, quello PDL, ognuno si deve andare a cercare dal suo poltroncio. Noi assessori, io sono stata eletta, gli assessori vengono nominati, io sono consigliere comunale da una vita, anche i sindaci, oggi siamo stati alla riunione dei sindaci per non aumentare le tasse ai nostri cittadini, TARES, TASSO, ISO, ISO 2, ISO 3, non si è capito niente, neanche il governo ha capito cosa vogliono, e dobbiamo applicare lo 0,4 per gli alluvionati di Reggio Emilia. Quindi io, ai miei concittadini, ai miei concittadini, c'è a dire questo aumento serve per questo. L'alluvionato di Rillo. E quindi io, vedo quello, un'altra storia, poi te lo spiego, il mio compaesano c'era per l'Atos. Quindi ritengo questo e concludo, cara Sonia, con ognuno di noi. Io credo che le proposte si fanno alla politica, ognuno di noi che abbiamo messo la faccia, io metto la faccia, tu hai messo la faccia perché ti hanno votato, ti sei presentato con una lista civica o non civica che apparteniamo e siamo in prima fila, ma io voglio dire al Parlamento europeo che ci ha difeso, dove sono le compensazioni con l'accordo euro-marocchino? Niente. Non ce ne sono, noi dobbiamo difendere la nostra terra, il nostro prodotto, e io veramente mi sono stancata. Io vengo per non deludere i miei produttori, perché la speranza è l'ultima a morire. Sonia, però ti prego, voi che in questo momento, poi a me fa piacere che le donne amministrano, che un'altra volta che tu possa rappresentare l'Italia e la comunità europea, io sono la prima a sostenere le donne, ma perché dobbiamo essere rappresentati quell'Italia che nessuno ha gridato e gli altri paesi si stanno difendendo, che cosa sono? Che cosa? Che noi ci hanno svenduti i nostri parlamentari, ma non da ora, da sempre. E speriamo, e anche un appello con gli accordi politici, che si vada al voto di preferenza anche per le elezioni nazionali, perché ognuno di noi siamo orfani di un governo che non esiste, perché con il fatto che ognuno poi negli elenchi, nelle cose bloccate, non possono dare risposta al territorio. Quindi io mi auguro che noi, quelli che sono morti o stanno morendo, noi non siamo morti, perché abbiamo il pregio di alzare la testa insieme con l'altra agricoltura, gli altri sindacali, con le persone di buona volontà, di andare avanti, perché la nostra agricoltura non è morta, ma l'hanno svenduta, che è diverso. Ok, sindaco.